Gentili ascoltatori di Radio Science, buonasera, in studio Massimo Bonella, sono le 19.10 per questa trasmissione straordinaria che riguarda la crisi delle reti TV locali. Come sapete, come ve l'ho già detto, se queste vengono a meno, i motivi li abbiamo già spiegato, riprenderemo a spiegarli dopo le 19.30 insieme a Radio Grosseto, ecco, se queste emittenti vengono a meno, rimangono a piedi anche tutte quelle associazioni culturali che trovano spazio nell'emittenza locale, non solo i comitati, gli artisti regionali. E in collegamento in diretta da Treviso abbiamo proprio l'ufficio stampa di Luisa Trevisi, che saluto. Ciao Luisa, ci sentiamo. Ciao Massimo, ciao, grazie. Ecco, allora si parlava appunto dell'emittenza radio televisiva che, come hai potuto vedere, è presente durante le vostre iniziative. Ecco, innanzitutto ci puoi parlare delle prossime iniziative che avete qui nel Nord-Est? Allora, io chiaramente rappresento diversi artisti, quindi ho diverse possibilità, diciamo, prossimamente lavoro parecchio, soprattutto da domani in poi, insomma, la prossima settimana, sulla giornata contro la violenza sulle donne, quindi ho questo spettacolo con cui giriamo Verona, Vicenza, Belluno, insomma, le diverse province, per fortuna, che è uno nessuno a 100.000 di Matasse Teatro, con Marco Antusi e Deborah Stella Biolo. Poi ho degli eventi musicali, quindi ad esempio venerdì sera siamo in concerto con il Carlo Colombo Quartet all'Outsider di Quinto, in provincia di Treviso. Sì. E poi andiamo oltre, quindi ad esempio il 19 dicembre abbiamo un evento molto importante che si terrà al Teatro Comunale di Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, che è la presentazione del nuovo CD dello spettacolo E torneremo a Baita di Erika Boschiero, Sergio Marchesini e Paolo Costi. Allora, hanno proprio questo spettacolo teatrale ed è qui adesso, hanno fatto il CD, e questa è una cosa molto, anche perché sarà un evento di raccolta fondi, di solidarietà, quindi è un evento molto importante a cui teniamo parecchio. Ecco, e poi chiaramente poi ci sono tante altre cose, altri concerti, poi andiamo verso il Natale, quindi ci sono tutta una serie di eventi natalizi con concerti sempre swing di Carlo Colombo in diverse occasioni, il 15 dicembre a Sirea, il 28 dicembre sotto la loggia di Treviso. E fermami, perché sennò guarda che io vado avanti un'ora adesso a parlare. No, ma noi ti aspettiamo volentieri, anzi memorizziamo questi appuntamenti anche per i nostri ascoltatori, soprattutto coloro che ci seguono qui dal nord-est d'Italia, che sono in parecchi, soprattutto a Treviso, quindi è molto, ecco, allora il prossimo, cioè quello più immediato, mi sembra che sia venerdì a Quinto di Treviso, ci confermi? Concerto sì, invece domani, allora come concerto sì, abbiamo il concerto swing del Carlo Colombo Quartet venerdì sera a Quinto di Treviso all'Outsider Pub, che è un locale meraviglioso perché è uno dei pochi che offre sempre questi bellissimi concerti di musica dal vivo, soprattutto dei cantautori e artisti locali. E invece quello proprio più immediato è domani sera ho questo spettacolo teatrale, questo reading che è Uno Nessuno a 100.000, che è proprio dedicato alle donne e al, come ti dicevo, alla giornata appunto contro la violenza sulle donne. Siamo a Limana, in provincia di Belluno. Ah, esatto, sì, che mi avete anche mandato, sì, il comunicato stampa. Quello, ecco, più immediato è questo domani sera, poi venerdì appunto a Treviso, e poi domenica siamo a Verona sempre con questo spettacolo Uno Nessuno a 100.000. Quindi, ecco, voglio dire, ecco, di lavoro ce n'è. Ecco, mi poi ti faccio l'ultima domanda, anche perché so che tu hai un impegno e devi scappar via. Quante volte diciamo hai visto in questi appuntamenti delle emittenti nazionali, voglio dire a diffusione nazionale, tipo non so, Rai, Mediaset, no, Sky TV? Una volta solo sono riuscita a farmi fuori da Rai, una volta solo. Ti dico la verità, che è stata in aprile a Treviso, basta, per il resto no. Ecco, normalmente per il resto sono le locali. Contiamo su voi, su chissà che riusciate a vincere questa lotta, ecco, noi, io e tutti i miei artisti siamo con voi. Ecco, noi anzi ti ringraziamo, noi diciamo come online siamo, come dire, abbiamo deciso allora abbiamo deciso di appoggiare
questi nostri colleghi dell'emittenza radio televisiva locale terrestre, perché chi è preso di mira soprattutto sono loro. Ci sono dei grossi problemi anche perché già alcune televisioni locali hanno chiuso, ecco. Quindi questo, ecco, fa capire, da come mi hai detto, che chi è presente alla fin fine in modo, diciamo, maggiore è l'emittenza radio televisiva con voi. Ecco, io guarda, ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro e spero di vederci quanto prima in uno di questi prossimi appuntamenti. Grazie Massimo, so che prima o poi tu capiti, quindi sicuramente ci incrociamo. Grazie e grazie a voi, buon lavoro. Grazie dunque a Luisa Trevisi, stacchiamo il collegamento da Treviso, la salutiamo, ci vediamo presto e noi proseguiamo con la nostra diretta alle 19.15 qui a Radio Science in collaborazione anche con Pianeta Oggi TV Online. A breve alle 19.30 dovremmo avere in collegamento diretto dagli studi di Radio Grosseto, meglio da RBC Grosseto, l'editore Franco Fiorelli, che ci parlerà un po' di questa crisi delle emittenti radio televisive locali, non solamente televisioni ma anche le emittenti radiofoniche soffrono non poco, partiscono tante interferenze, anche questi sono oscuramenti, attenzione, ricordiamocelo molto bene, e però diamo anche una nota positiva alla fine, perché è il compleanno di questa emittente, addirittura pensate, sono 40 anni di servizio sul territorio toscano. È una emittente che è molto quotata, molto seguita, un'emittente che trasmette un po' di tutto, molto vicina agli ascoltatori. E questo è il ruolo delle emittenti locali, non sono, voglio dire, delle stazioni radiofoniche o televisive, cioè fredde, ma parlano del territorio, sono vicine alla gente, fanno parlare la gente del quartiere, la gente della piazza del proprio paese, cioè questo è molto importante da tenere ben presente. Ora, con tutta questa situazione che si è venuta a creare, ve l'abbiamo spiegato più volte anche con ad esempio il presidente dell'AREA, Radio Televisione Europea Associate, vi abbiamo spiegato cosa, che fine stanno facendo questi emittenti locali, vengono a meno i contributi a quelle interregionali, praticamente magari quelle che fanno poi tutta una serie di televendite non stop. Una volta si diceva non stop music, no? Adesso sarebbe il caso di dire non stop televendite, no? Che allora non siamo più di fronte a un mezzo televisivo, ma a ben altro, insomma. Ecco, eppure queste emittenti poi alla fine riescono ad avere parecchi soldi, magari non sono lì in certi siti, no? Dove c'è da fare informazione. Ad esempio, io mi ricordo una volta ero ad una conferenza importante con Andrea Zanoni dove si parlava del problema delle cave, dei cavatori. Oh, boh, c'ero solo io, tutte le altre dove sono? Noi qui, per esempio, non riceviamo nemmeno un euro di contributo, non sappiamo nemmeno che cosa sono. Cioè, che sia chiaro questo, noi siamo delle persone che al di là del proprio lavoro, ok, che ci serve per vivere, perché il sistema è fatto così, se non lavori, se non hai entrata a crepi, ti trovi in mezzo alla strada, allora, però poi, se noi riusciamo a capire che qui siamo in una situazione che non è bella, perché questo pianeta, insomma, non occorre che ve lo dica io, guardatevi attorno, le cose non funzionano, la gente stessa la vedi anche molto triste, molto o che pensa, o rimbambita, scusate il termine, io vedo tanti con questi nuovi cellulari che l'altro giorno momento uno mi veniva addosso mentre camminava, cioè non si rendono manco conto dove sono. Ecco, ci sono questo, e noi siccome avvertiamo questo problema, allora ricaviamo del tempo per poter fare dell'informazione, per cercare un po' di portare un risveglio, un po' un risveglio delle coscienze. Come lo facciamo? Dando spazio a quelle persone che lavorano a favore della vita, quelle persone che normalmente non hanno spazio sulle altre emittenti a diffusione nazionale. E su questo vorrei proprio calcare bene la cosa. Se noi guardiamo per esempio l'FM, la banda seconda, l'FM stereo, c'è sempre di più presenza, con tanti doppioni anche, perché poi dopo sanno come aggirare la legge, di frequenze anche doppie, dicevo, triple, con la stessa emittente nazionale,
e le emittenti locali vengono meno, spariscono sempre di più. Ultimamente anche qui nel nord-est non sentiamo più un'emittente molto importante, anche di cui non voglio fare il nome. Altri emittenti che vogliono invece così con coraggio, perché in Italia vale questo aggettivo, ci vuole coraggio ad aprire altri emittenti, altre persone che vogliono cercare di aprire nuovi progetti mediatici, malgrado abbiano tutte le carte in regola, contando di concessione, e ci sono problemi. Ci sono problemi, ogni giorno ce n'è una. Allora, chi è questo? Chi è la regia di questo sistema Italia? Prima domanda. Seconda, più che domanda, considerazione. Abbiamo visto che chi più chi meno, ma in tutti i governi non è cambiato niente. Va avanti sempre questa moria di emittenti. Adesso poi il colpo di grazia con i contributi che vengono a meno. Però la cosa è da anni che va avanti. Allora vuol dire che c'è una mente, una regia al di sopra dei governi. E io la chiamo questa regia il sistema, in questo caso il sistema Italia, perché all'estero le emittenti locali sono tutelate, hanno la sua diffusione provinciale o regionale, quello che è, e non hanno nessun problema. Okay? Anzi, se sono disturbate, il loro ministero o chi per esso le difende, non è come avviene qui, tanto per essere chiari. Okay. Quindi dicevo, ci sono anche dei nuovi progetti mediatici, come ad esempio a Trieste, che fanno fatica a decollare, malgrado abbiano la concessione in mano. Oh, queste cose noi le sappiamo, vorrei dire un po' a tutti, a 360 gradi, queste cose le sappiamo. E siamo stanchi di vedere un paese, questo nostro bel paese, okay, dove siamo nati, oggi ridotto in questo modo, in mano a regie di furbastri. Perché questa è la situazione. Sono le 19:21. Allora, vediamo un po' se abbiamo. No, io prima vorrei sentire anche l'opinione di Rosario Moreno, perché lo abbiamo qui collegato con noi, è nella regia centrale. Lui è l'editore di Radio Sirius. Io sono direttore di pianetaoggitv.net, questa all news online web. E anche qui vorrei fare una domanda, visto che diciamo, entriamo un po' in quella che è il nostro ambito, no? Dell'internet. E caro Rosario, Sono qua, Massimo, sono qua. ecco, io vorrei farti questa domanda. Ma la rete è proprio libera, come dicono, oppure è libera per chi a loro fa comodo, oppure ci sono dei problemi? Perché io vedo che se tu vai, non so, ad esempio, sulla rete Tube, no? Tanto per capirci, se no, vabbè, la pronuncio così per motivi di algoritmi, Gli diciamo così. algoritmi, sì. Ecco, se vai sull'FB o su altre diavolerie che hanno inventato, o Google stesso, io credo che se vogliono ti possono anche bloccare, quindi tu non sei più proprietario della tua emittente. Okay, ma sono loro che ti comandano il tuo progetto. Allora, voglio dire, la rete mi sa che non è proprio così libera. Ecco, un tuo parere su questo, caro Rosario, intanto che aspettiamo la mezza. Certo, Massimo, beh, guarda, hai stuzzicato in me una cosa che è molto importante, perché mi ricollego un attimo al discorso del presidente Diomede della Lea, no? Cioè, in effetti, tutte le televisioni del digitale, le radio, in fin dei conti loro si trovano nella stessa condizione, perché non sono proprietari, sono proprietari della bassa frequenza, diciamo, i loro studi, i loro mixer, le loro telecamere, tutto quello che vuoi. Però in fin dei conti, quando devono andare su un ripetitore, devono fare qualche cosa, se non è di proprietà loro, rischiano. E soprattutto anche le frequenze, perché le frequenze non sono loro, vengono date in concessione, giusto? Esatto. Quindi qualsiasi momento, da quello che si capisce, e quello che... Sento un ritorno, Massimo. Da quello che si capisce in questo momento, anche quelle frequenze non sono libere. E la rete è la stessa cosa, perché l'infrastruttura dovrebbe essere teoricamente pubblica, e quindi ci sono tutti gli operatori dell'infrastruttura, quelli che trasportano il segnale.
però dove tu vai a trasmettere come web radio, web tv, molte volte c'è, la gente si appoggia soltanto su YouTube, su Facebook, su Google, su queste altre piattaforme che sono proprietarie, che loro o sono gratuite oppure pagano un canone. Radio Science, RST Science, Pianeta GTV, ha fatto una scelta un po' diversa, per il semplice motivo che io volevo che non dipendessimo dalle decisioni altrui. Perché questo? Perché se Facebook domani mattina, come stiamo trasmettendo in questo momento, ha voglia di chiuderci perché hai detto un qualcosa di sbagliato, perché hai fatto qualcosa di strano, Facebook ti chiude. La stessa cosa ti fa YouTube. Se ti ricordi, su YouTube siamo stati 90 giorni che non potevamo trasmettere perché non ci permettevano di farlo, quindi eri bloccato se avessimo avuto solo YouTube. Io ho fatto una scelta diversa. La scelta diversa è quella di trasmettere su 13 piattaforme, adesso siamo e 8 web radio, però avendo dei server proprietari miei, cioè nel senso che li compro, li metto su e vado in onda. Poi ovviamente quello che facciamo su YouTube, su Facebook, cioè per me, per quanto riguarda il gruppo RST Science Pianeta GTV, è un di più, un qualcosa in più che facciamo. Adesso stiamo sperimentando anche un'altra piattaforma, che c'è un Now, per andare in onda. Quindi nel momento in cui qualcuno ti chiude, tu hai sempre la possibilità di andare in onda e di essere in onda, soprattutto con la web radio, che la web radio server è nostra, e con la web tv, solo la tv normale nostra, diciamo la web tv, non tv, perché non voglio che capiscano male, la web tv, perché il server è di RST Science Pianeta GTV, è gestito da noi, paghiamo un canone, si paga, si va e si va in onda tranquillamente. Il resto è un di più, quindi non esiste libertà, non esiste quella libertà che noi intendiamo. Può esistere democrazia? Forse anche un po' troppo sulla rete, perché la democrazia, cioè la gente scrive quello che vuole in rete, tanto basta che portano pubblicità. Quando uno scrive delle cavolate su Facebook o altre parti, YouTube, vengono visti, la gente li va a vedere e queste piattaforme guadagnano tramite le pubblicità, in fin dei conti. È tutto lì. Quindi non hai mai una libertà vera al 100%. Non esiste. Perché anche il server dove noi ci poggiamo, i due server che abbiamo, e ci poggiamo, che sono nostri, però paghiamo, domani mattina l'azienda che li fa la manutenzione chiude, oppure ce li chiude, anche noi restiamo bloccati. In fin dei conti l'unica cosa che potremmo fare è metterci in mezzo alla strada con un megafono, ecco, e gridare alla gente, parlare alla gente così, ecco, in quel caso sei libero. Però neanche lì, perché poi lì qualcuno ti prende per pazza, arriva la forza pubblica e ti porta dentro. Come vedi, è sempre il cane che si mozzica la coda. La libertà dove sta? Non esiste. È tutto lì il discorso. Sì. Cioè, ho voluto portarti, farto sto preambolo, proprio per cercare di capire se esiste veramente una libertà, ma è una libertà falsa, perché dipende sempre da qualcun altro la tua trasmissione, chiunque sia. Certo. Gli unici sono i grandi network, i grandi media, sì, che hanno avuto le frequenze, però hanno le forze politiche e hanno le forze economiche. Certo. I piccoli, come possa essere la TV locale, la radio locale, la web radio, eccetera, come lo facciamo noi, web TV, eccetera, siamo sempre soggetti a qualche altra cosa, insomma, che ci può bloccare in qualsiasi momento. E sì, purtroppo questa è l'amara realtà. E quindi ecco che si fanno forza con questo, e quindi quando devono dare i contributi possono toglierli alle piccole televisioni locali, in modo che chiudano, restano solo i grandi network che si mangiano la grande fetta della torta e che continuano ad andare avanti, e che poi si prendono anche quella frequenza lì, perché quando una TV chiude perde anche la frequenza, no? Quindi sì, è da qui, e quella frequenza a chi va? Vai più potenti. Certo. Ricordiamo che poi magari poi questo concetto lo riprendiamo anche con Franco Sciorelli di RBC Grosseto, ma ricordiamo che le frequenze è un bene pubblico, no? È come un po' il demanio, un po', cioè voglio dire, è un bene pubblico, voglio dire, basta.
No, ma è un bene pubblico, lo siamo d'accordo. Però sai benissimo che chi governa che poi concede le frequenze. E quindi certo, chi governa, se io sono amico di tal dettagli, posso ottenere anche la frequenza. Chi te lo dice che non posso ottenere? Scusami, rendiamoci conto che quando hanno chiuso un sacco di televisione, chi ha fatto man bassa di quelle frequenze? Chi si è allargato sulle frequenze? Sappiamo benissimo, sono i grandi network. Sì, basta vedere nei televisori di casa cosa leggiamo, che loghi leggiamo, ecco, come che io gli faccio i nomi anche non c'è bisogno di fare nomi, è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti. Esatto, è sotto l'occhio di tutti, esattamente. Allora, sono 19:30, direi di provare a chiamare, ecco, se dalla regia proviamo a chiamare Franco Fiorelli, da non confondere con Franco con Fiorello, ma è Franco Fiorelli Sensation, perché è anche un personaggio dello spettacolo, è un personaggio noto in Toscana, ma non solo, in tutto il centro nord Italia. Ecco, io vorrei vedere se riusciamo a contattarlo, a portarlo in diretta, anche perché insomma è il compleanno di RBC Grosseto, quindi ci racconterà un po' la storia anche di questa emittente, tutto il lavoro che è stato fatto sul territorio, insomma, sono anni e anni di servizio, e servizio serio, perché conosco questa emittente, posso garantirlo. Allora, 19:31, intanto io ricordo sempre ai nostri ascoltatori che questa è Radio Saius TV da Treviso, saius.it, scusate, radiosaius.it, potete entrare dentro, potete vedere anche il giornalino online, che potete poi accedere direttamente come sciencenews.it, e da lì potete accedere poi anche a altre emittenti che fanno parte del circuito Radio Science, per fare un esempio da Radio Reno Web, Radio Valdichiana, eccetera. Allora, vediamo se abbiamo... Provo a chiamare, vediamo se, perché prima c'è stato un po' di un problema in ricezione, tirando dentro... La chiamata, vediamo. Ecco, vediamo se nella seconda parte riusciamo. Se no, chiamo con l'altra linea, se ci dovessero essere dei problemi. E quindi, certamente, vediamo se. Sayus, che poi ricordo, fa, per quanto riguarda l'informazione, fa riferimento alla testata pianetaoggitv.net da Venezia, che è diretta da sottoscritto. Certamente. Ecco il settimanale. Ecco perché diceva RST Sayus, Pianeta Oggi TV. Esatto, perché c'è appunto questa collaborazione, devo dire anche molto interessante, molto costruttiva, dinamica e sempre con idee nuove, e oltretutto sempre aperta al mondo dell'emittenza radio televisiva locale terrestre. Certo, vediamo, sento che non vedo che non va la chiamata, stiamo tentando di chiamare l'ospite in questo momento, vediamo se riusciamo in qualche modo a tirarlo dentro, perché via telefono. Certo. Adesso provo un'altra cosa, vediamo. Sì, ecco, nel frattempo io ricordo ai nostri ascoltatori che su questa situazione che si è venuta a creare, oramai insostenibile, della crisi delle reti locali, si è mossa in maniera decisa, determinata e dinamica anche la REA, Radio Televisioni Europee Associate. Il presidente è l'ingegner Antonio Diomede, dove hanno anche realizzato una manifestazione a Roma il 2 ottobre scorso per appunto protestare davanti al MISE, che una situazione di questo genere per le emittenti locali è insostenibile. Praticamente, come è andata a finire? La manifestazione è riuscita lì davanti al MISE, però Diomede non è stato convocato da Di Maio, che ha chiesto di essere convocato per appunto spiegare il problema. Praticamente tutte queste emittenti che erano lì, che erano circa un centinaio, sono state ignorate. Emittenti della REA che hanno contribuito a
mandare in onda gratuitamente anche i spot elettorali a suo tempo del Movimento 5 Stelle. Insomma, queste cose qua non è che poi ce le dimentichiamo, insomma, e quindi le riportiamo continuamente sotto i riflettori. Tanto vediamo se non, in questo momento non riesco a prendere la linea con il numero in questo momento proprio, e quindi andiamo avanti fino a quando non risponde, poi vediamo se riusciamo ad agganciarlo, ecco, al massimo. Certo. Io dicevo, ritornando proprio sul discorso sulle televisioni locali, si sta perdendo di vista quello che è il locale, quello che è qualche cosa che è in contatto con la gente, perché è questo che è importante. Cioè, la maggior parte del pubblico non è che non gli interessa, gli interessa perché le guarda le TV locali, gli interessa l'informazione locale. Se ti ricordi il paragone che faceva anche Diomedia, no? Col giornalino scolastico, con quelle cose, cioè quando siamo più vicini alla gente, le TV locali sono quelle che sono più vicine, e le radio locali ovviamente, io mi riferisco a tutte e due, sono quelle che sono molto più vicine alle persone. Sono legate alle persone, perché è come se stessero nello stesso condominio. Quando tu trasmetti in una città, è il tuo condominio che trasmetti su tutta la nazione, no? Giusto? Quindi esatto. Conosci molto bene gli aspetti e soprattutto le necessità della gente, delle persone della tua città. E per questo non devono morire, devono andare avanti, devono continuare, dobbiamo continuare a lottare per cercare di far sopravvivere, non di sopravvivere, di far vivere, non sopravvivere è una brutta parola, ma di far vivere, di continuare a fare in modo che queste televisioni locali, radio locali vadano avanti, continuino con la loro opera a trasmettere e ad essere vicino alla gente. Provo un attimino a vedere se per caso si riaggancia la linea. Ok, Massimo. Il frattempo. Sì, perfetto, sto anche facendo delle prove, ma c'è un problema tecnico. Vediamo se dal Treviso sei più fortunato tu. Qua di problemi tecnici ce ne sono troppi. Certo. Perché insomma in Italia siamo pieni di problemi tecnici, non si capisce bene. Vabbè, comunque noi siamo sempre in diretta, questa è Radio Sirius alle 19.37 in studio a Venezia. Dalla testata pianeta oggi tv.net Massimo Bonella, in regia centrale a Treviso Rosario Moreno, editore di Radio Science TV. Siamo appunto collegati in onda diretti da Radio Science. Tanto sto guardando, vediamo un po' se per caso, perché vedo che si fa fatica a prendere la linea. Ma cose che farle di proposito non accade. Può capitare. Comunque, ritornando lì al discorso, io consiglio anche molto a tutte le persone di andare sul sito dell'Area, no? Giusto, Massimo? Vogliamo ricordare il sito dell'Area? Ecco, lo ricordiamo, lo ricordi tu, Rosario? Scusami perché mi viene, io mi impapino sempre, diciamo, imbroglio sempre a pronunciarlo. Rea.eu. Sì, te lo ripeto. Allora, reasat.eu, che è il sito appunto di questa associazione che raggruppa una marea diciamo di televisioni di radio locali, giusto? E volevo ricordare anche di andare a leggere un articolo interessante, un appello interessante che ha scritto il presidente dell'Area su Diomede, riguardo l'appello Antonio Diomede, è un appello che è rivolto ai gruppi parlamentari di Camera e Senato. E in questo appello il presidente dice: il presente appello per porre all'attenzione di codesto gruppo parlamentare l'impellente necessità di introdurre
di introdurre nel DL di bilancio 2019 alcuni fondamentali emendamenti al DPR 23 agosto 2017 numero 146, queste sono cose tecniche, che poi in effetti sì, sono le modifiche al regolamento concernente i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione delle informazioni in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Al fine di scongiurare la chiusura certa di 400 emittenti televisivi locali e 800 emittenti radiofoniche per una norma che vorrebbe come requisito essenziale per l'ammissione ai contributi statali riservati all'editoria radiotelevisiva un organico di un numero esorbitante di dipendenti tra qualifiche generiche e giornaliste. La norma per l'ammissione della domanda di una TV locale, ad esempio, impone 14 dipendenti, di cui 4 giornalisti per la regione Lombardia e 11 dipendenti, di cui 3 giornalisti per la regione Puglia. C'è un altro requisito premiante fino al 30% del punteggio è il dato Auditel, del tutto inattendibile in quanto emesso da una società privata non certificato da alcun ente istituzionale nazionale o europeo. Ma la norma più disastrosa è l'aver ripartito il fondo nell'attribuire il 95% delle risorse alle prime 100 emittenti in graduatoria, escludendo dal beneficio le rimanenti 1200 radio TV costrette a licenziare più di 3000 dipendenti. Premesso che sarà necessario a breve rivedere l'intero DPR 146/17, è urgentissimo porvi rimedio per il recupero dei 3000 licenziamenti in corso mediante un correttivo tampone consistente nell'approvare i 6 emendamenti allegati. Ringraziando per quanto potrà fare, in allegato si rimettono numero 7 emendamenti con a margine le relative motivazioni. A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti, Antonio Diomete, Presidente Rei. Ha messo un'immagine sul sito sotto questo articolo, rottamazione all'olio di ricino. Ci fa venire in mente qualche cosa questo, no Massimo? Dell'olio di ricino, mi sbaglio. Sì, purtroppo sì. In fin dei conti hanno trovato un escamotage, sto riprovando a chiamare l'ospite Massimo. Hanno trovato un escamotage per buttare via 1200 emittenti, sono 1200 frequenze. A chi andranno se chiudono? Mettiamo caso, dovessero chiudere tutte quante, a chi andrà queste frequenze? È una domanda che mi pongo. E secondo me nell'articolo, perché avevo scritto un post dove appoggiavo questo appello, perché non si tratta solo di appoggiare i posti di lavoro, ma anche la libera informazione locale che ormai sta scomparendo dal nostro paese. Chissà se ha avuto risposta a questo appello. È un appello pubblicato il 10 novembre, quindi sono passati quasi 2 settimane, quindi automaticamente c'è stata una risposta da parte, diciamo, dei parlamentari, dei senatori, insomma, è stata mandata sia alla Camera, ai gruppi parlamentari, sia alla Camera del Senato questo appello. E un'altra cosa su reasat.eu che potete trovare è il tavolo TV 4.0, che anche lì è interessante, perché c'è un altro articolo molto interessante sul tavolo. C'è come ricavare oltre 1 miliardo dalle frequenze TV che si può, dice, no? Perché il tavolo TV 4.0 c'è la riassegnazione delle frequenze in banda 700 MHz secondo lo switch off al DVB -T2. C'è la REA, Radio Televisioni Europee Associate, contesta la modalità con cui il Ministero dello Sviluppo Economico vuole assegnare le frequenze televisive in concomitanza con l'avvio del 5G, radiotelefonia e dati di quinta generazione. E in quel caso ci fu anche quella manifestazione, che questa è un articolo del 5 novembre, quindi c'era stata già una manifestazione, no? Che erano andate per cercare di incontrare il vicepresidente, uno dei due vicepresidenti, Di Maio, che poi non furono ricevuti, vero Massimo? Sì, certo, ma io vorrei, ti dirò di più, vorrei
rientrare un attimo nel discorso tecnico, no? E dire ai nostri ascoltatori che guardate che con la nuova come si può dire, con la nuova codifica, col nuovo passaggio al secondo digitale, chiamiamolo così, al T2 eccetera, allora tripliceranno ancora di più, cioè si aumenteranno ancora di più le frequenze, raddoppieranno, triplicheranno, sebbene la banda UHF sia stata tagliata dalla telefonia dal 60 in su. Allora voglio dire, capite bene che ci starebbero benissimo le emittenti locali, ma non solo quelle già esistenti, anche quelle che hanno chiuso e anche quelle che eventualmente dovessero aprire di nuove. Non ho capito perché non si può su questo paese, in Italia, aprire nuove emittenti locali di sana pianta, che ce ne sono di frequenze libere con queste nuove codifiche digitali che verranno avanti dal 2020, da quando è. Ecco, eppure sembra che qui si voglia creare un monopolio Rai, Mediaset, Sky TV, che poi è estera, e la 7, punto. Le emittenti locali, ma è qualche eccezione, qualche interregionale, quelli che si portano a casa milioni di euro di contributo all'anno, ecco, e basta. Cioè, io non riesco a capire, cioè, le frequenze aumentano, e su questo ce lo potrebbe spiegare molto bene il presidente Antonio Diomede nel dettaglio, ok? Eccoci qua, Massimo, ce l'abbiamo pronto, mi sente? Io vi sento benissimo, siamo in diretta? Siamo in diretta, perfetto, Massimo, ecco, ci siamo. Ah, benissimo. No, ah, io benissimo, sono Franco, benissimo. Sono Massimo. Allora, vediamo se... sto tirando dentro Massimo. Ma siamo in diretta oppure state facendo le prove? No, siamo in diretta. Allora sì, buonasera a tutti i vostri telespettatori, no? È la televisione, ciao, quindi, Franco, mi sembra di aver capito. Sono Bonella, sono... televisione? Sì, web radio, web TV. Perfetto, allora io saluto sia i telespettatori che i radioascoltatori. Un grande saluto da Franco Sensation e benvenuti a questo speciale, a questo contributo che daremo. Perfetto, voglio vedere se riesci ad ascoltare Massimo. Massimo, ci sei? Sì, intanto saluto Franco Fiorelli, editore di Radio RBC, Radio Massimo, Radio Barbanella City, RBC Grosseto. Ciao Fiorelli. Comunque, vabbè. Fiorelli. Ciao Franco, molto lontano, mi senti? Massimo, molto lontano, quasi non lo riesco a capire, comunque va bene. Ah, ecco, arriva Massimo, sente male, proviamo a fare la richiamata per darsi che ci sia un problema sulla linea. Va bene, poi magari prima di andare in diretta facciamo una prova. Certo, ma noi già siamo in diretta, va bene, ok. Perfetto. Massimo sentiva male. Sì, infatti ci sono dei problemi abbastanza persistenti stasera. Cioè, non capisco perché. Riproviamo a vedere se riusciamo a riagganciare la linea. Proviamo un attimo, Massimo, vediamo se riusciamo ad agganciarci. Cali già esistenti, ma anche quelle che hanno chiuso e anche di nuove. Non si capisce perché ci deve rimanere invece solo dei monopoli, cioè solamente dei gruppi di televisioni, ok, in mano a pochi soggetti. Ecco, questo la gente dovrebbe porsi il problema, perché non ci deve rimanere spazio per le emittenti? Pronto? Ora ti sento bene, Franco. Sì, io ti sento un pochino meglio anch'io. Allora ancora buonasera e buongiorno, insomma, a tutti i telespettatori e radioascoltatori di queste belle televisioni e radio. Grazie, sì, Radio Science TV, hai detto bene, giustamente, perché abbiamo sia la radio che la televisione in streaming da Treviso, l'editore è Rosario Moreno, che è in regia centrale, io ti parlo qui da Venezia, dalla mia testata, pianetaoggitv.net, che Rosario ora ti saluta. Certo. Buonasera Franco, buonasera da Rosario. Detto buonasera Science. A tutti, io vi saluto di cuore, saluto anche Treviso, che è una città che a me piace molto, e saluto sia la web che la radio TV. Grazie.
Perfetto, entriamo nel vivo, caro Massimo, che si parlava appunto di questa mancata, diciamo, entrata da parte di questo beneficio che dà il governo alle piccole emittenti, dovrebbe dare più alle piccole emittenti e alle piccole TV e radio locali, che non è stato dato, no? Massimo. Ecco, sì, infatti io volevo chiederti, ecco, Franco, prima poi di parlare anche del compleanno della vostra emittente, 40 anni di servizio nel vostro territorio con ottima programmazione, lo ricordavo anche prima, noi siamo in diretta dalle 19 e prima abbiamo parlato un po', ecco, di Radio RBC Grosseto, che effettivamente è un'emittente completa, molto vicina all'ascoltatore, al territorio, al quartiere, voglio dire alla piazza del paese, certo. Ecco, quindi lega un po' tutte queste persone, che dà spazio agli artisti, anche artisti minori, cioè voglio dire regionali, alle associazioni culturali. Ecco, se vengono a meno le emittenti locali, tutto questo ovviamente salta, quindi anche le stesse associazioni rimangono poi senza uno spazio mediatico serio, perché non certo a Canale 5 riescono ad andare dentro e dire la sua, tanto per essere, dico Canale 5 inteso come può essere Rai 1, può essere la 7 e tutte le varie là che ci sono. Allora, guarda, c'è la moda di chiamare le emittenti con la. Vabbè, allora senti, Franco, parliamo proprio di questa tua emittente che è sempre stata vicino nel territorio, ecco, se ci puoi dire qualcosa, innanzitutto quando è nata e le prospettive, certo, in futuro, prego. Certo, certo, ascolta, benissimo, hai già dato dei punti chiave molto importanti. Allora, a parte la nostra radio, insomma, che compie 40 anni di attività, 78-2018, e in 40 anni sono successe tante cose, tanti eventi nel bene e nel male. Hai toccato un argomento importante. Allora, la radio locale, la televisione locale, che si voglia o non si voglia, è fondamentale per la cittadinanza, soprattutto quella locale. Io vi vorrei fare un esempio molto pratico per far capire bene questa cosa. Un po' di anni fa, non tanti, 5-6 anni fa se non mi sbaglio, ne ha parlato tutta l'Italia, ci sono state in Maremma due eventi piuttosto grossi che addirittura, insomma, ne hanno parlato telegiornali e quant'altro. Uno è stato il famoso naufragio della nave Costa, che è successo proprio col famoso schettino e quant'altro, che è successo proprio davanti al nostro mare, praticamente nel bacino d'utenza della nostra radio, è successo all'isola del Giglio, che è in Maremma, e questo è un fatto. Poi è successa un'altra cosa abbastanza tragica, che è stata l'alluvione di Albinia, e anche questo ne hanno parlato un po' tutti i mass media e quant'altro. Quello che però vorrei dire, che in questi due eventi, per esempio, faccio un esempio pratico, la nostra radio locale, ma anche la televisione locale, dava spazio praticamente tutti i giorni, dalla mattina alla sera, all'evento, tragico che sia, dando aggiornamenti, facendo addirittura, noi abbiamo fatto addirittura delle dirette dall'isola del Giglio e quant'altro. I mass media nazionali ne hanno parlato un pochino nei momenti del processo, di quello e di quell'altro, e poi sono spariti tutti. Cioè, ecco l'importanza del locale. Cioè, noi ci abbiamo anche qui per esempio un fiume, l'Ombrone, un fiume abbastanza pericoloso che nel 66 fece un'alluvione e quant'altro. Ecco, io vorrei far capire che la radio locale parla il linguaggio locale, è importantissima. Se vanno a sparire queste realtà, vanno a sparire anche possibilità poi magari di aiutare delle persone in difficoltà. Cioè, io mi ricordo per esempio quando c'era l'alluvione, noi si dava tutti gli aggiornamenti sul tempo, si diceva di non andare con le macchine per la strada perché era pericoloso e quant'altro. Cioè, voglio dire, la radio è la radio, arriva da tutte le parti, la può sentire in macchina, puoi essere prevenuto. Allora, se noi porteremo l'Italia a un punto che l'emittenza locale sparirà, saranno dolori, perché dal piccolo annuncio di un cane che viene smarrito a una tragedia come può essere un'alluvione o qualsiasi altra cosa che succede, al fatto culturale semplicemente di svago, di ascoltare della bella musica, di divertirsi, di dare delle possibilità alle persone, a dei gruppi nuovi. Cioè, la radio fa una marea di cose che a livello locale parla il linguaggio locale, a livello nazionale il linguaggio nazionale. Cioè, voglio dire, ma che gliene frega a Grosseto di un network se succede qualcosa qui? Cioè, voglio dire, ne può parlare una volta, ne può parlare due volte, ma poi finisce lì. E se te cerchi il network per avere degli aiuti o per fare dei servizi o per fare delle dirette, non te le faranno mai.
Quindi ecco l'importanza del locale, che purtroppo sta andando a sparire, ne abbiamo già parlato tante volte di questa cosa, cioè è il grosso che mangia il piccino. Certo, è il grosso che mangia il piccino. Franco, solo in Italia succede poi questa cosa? Ma allora io ho girato anche... Allora, hai detto una cosa saggia, Massimo, perché io ho girato un po' dell'Europa, ho girato parecchio, sono stato in Germania, sono stato in Polonia, Repubblica Ceca, sono stato in Slovacchia, sono stato in Ungheria, sono stato in diversi stati e sinceramente io che sono appassionato di radio locali, e da tutte le parti ci sono i radio locali, e network ce ne sono pochi, anzi ti dirò di più. In Polonia mi ricordo anche che erano pochissime le radio nazionali ed erano tantissime le radio locali o regionali, perché lì è tutto pianura, basta mettere un traliccio e fai una regione intera. Cioè, la situazione è totalmente diversa in altri stati d'Europa. Non è che siamo pieni zeppi di network da tutte le parti. Qui c'è questa anomalia che poi è venuta fuori col tempo, anche abbastanza, diciamo la verità, anche abbastanza vicino, perché i network che ci sono sarà dal 95-96, prima erano tutte radio locali anche loro, oppure erano radio regionali. Poi non lo so come, non lo so perché, ma forse ci saranno tanti interessi, lo Stato ha accettato questo esplodere di questi network, che hanno iniziato a comprare tutte le radio poverine che erano scalcinate, che stavano per chiudere le loro frequenze. E adesso noi, se giriamo tutta l'Italia, sentiamo da tutte le parti in 3-4 frequenze un network, da 3-4 altre frequenze un altro network, una cosa anomala, anche un po' controlegge, perché la legge italiana dice che ti si deve sentire in un bacino d'utenza in una frequenza sola. Quindi mi sembra strano che una radio, un network, si debba sentire, che ne so, per esempio qui a Grosseto, in 3-4-5 frequenze solo in un bacino d'utenza, capito? Quindi... Esatto. Allora, le radio locali non ci è permessa questa cosa qui, perché se io accendo 2-3 frequenze e mi si sente a Grosseto città, e me le fanno chiudere. Quindi veramente c'è un'anomalia grossa. Poi un punto interrogativo per il futuro. Forse hanno trovato il modo per aggirare la legge in qualche furba strada delle sue, delle loro, voglio dire. Ma guarda, questo se ne parlava anche tecnicamente con i tecnici, ma è facile farlo, perché se te accendi, se ti accendi 2-3 frequenze in zone, in colline o montagne diverse tra di loro, e te l'ha già fregato allo Stato, perché praticamente ti si sente, cioè faccio un esempio pratico, Grosseto in pianura, c'ho 3-4 monti in 3-4 comuni diversi, io accendo 3-4 frequenze, a Grosseto città mi si sentono tutte e quattro, ma lo Stato non me le fa chiudere perché io sono in bacini di utenza diverse. Però uno Stato serio dovrebbe dire, va bene, te sei nel Monte Pinco Pallino, quel Monte Pinco Pallino a Grosseto non ci deve arrivare, deve arrivare in un'altra zona. Invece purtroppo è così, cioè noi, esatto, ci ritroviamo veramente, allora la realtà è drammatica. Esatto, hai detto bene, Franco, concordo. Ma allora a me mi viene in mente una cosa, un dubbio emerge: non è che queste leggi se ne sono studiate bene a tavolino qualcuno? Ma guarda, Massimo, io i dubbi ne possiamo aver tanti, però ora qui stiamo parlando, parliamoci chiaro, siccome si parla di storia di radio, quindi parliamo anche di storia di leggi, perché allora facciamo una premessa: noi l'abbiamo vissuto in pieno tutto il periodo e quindi mi piace anche raccontarvelo. Allora, noi siamo nati nel 78. Allora, premettiamo subito una cosa per tutti gli ascoltatori e telespettatori che non lo sapessero: dal 78 fino al 90 non c'erano leggi, quindi si sta parlando di un 12 anni, quanti sono? 12 anni e più di mondo selvaggio della radio, cioè bastava attaccare una frequenza, non dar noia a nessuno, registrarla in questura e te eri a posto. Poi nel 90 un personaggio che si chiama Mammì, un famoso personaggio si chiama Mammì, ha fatto la cosiddetta legge Mammì, e lì nel 90, come, scusa? No, la 2390, sì, ricordo bene, che non si poteva... No, ecco, perfetto, no, perché siccome sono passati tanti anni e anch'io sto un po' invecchiando, avevo dei dubbi se era il 90 o il 2000, ma sicuramente è il 90, la famosa legge Mammì, che, ve lo dico subito, nel 90 chiusero, se non mi sbaglio, 1200-1300 radio circa,
cioè solo con la legge Mammì, come si dice in Maremma, schiantarono più di 1000 radio, perché allora anni 70, anni 80 in Italia c'erano circa 5000, se non mi sbaglio 5000, 6000 radio locali, non nazionali. E poi c'erano qualche radio regionale, c'era Mamma Rai, c'era Radio Monte Carlo e quant'altro. Nel sì, 90 uscì la legge... La vera Radio Monte Carlo, intanto per... Certo, io sto parlando di quella, logicamente. Esatto. Poi nel 90 uscì la legge Mammì e se non mi sbaglio 1000-1500 radio chiusero, subito, perché c'era un sacco di cavilli. Cioè, allora la legge Mammì del 90 fu fatta apposta per far chiudere un po' di radio, per le valle di Torno, perché ce n'erano troppe di radio locali. Come pettine. Sì, perché ce n'erano troppe di radio locali e allora non le sopportavano più, capito? Allora le fecero chiudere una miriade. Poi non gli bastò questa cosa, perché io vi sto facendo tutta la storia. Non gli bastò questa cosa e al primo governo Berlusconi, se non mi sbaglio 94 o 95, fecero un'altra legge, diciamo così, diciamo di continuo alla legge Mammì, che praticamente voleva dire che te dovevi avere i requisiti, nonostante te gliel'avevi già dati nel 90, li rivolevano un'altra volta, te devi avere dei requisiti, questi requisiti ce li devi mandare. Allora cosa successe? Che anche nel 94-95 chiusero un altro migliaio di radio, un altro migliaio, perché questi requisiti vi erano un'altra volta, un altro cavillo per far chiudere le radio locali. Stranamente, e ora qui si ritorna al ragionamento di Massimo, stranamente dal 94-95 in poi sono spuntati come funghi i network, come funghi, da che hanno fatto queste due leggi e hanno fatto chiudere e schiantare un sacco di radio locali, arrivano i network, si affacciano i network in punta di piedi, piano piano, perché nel 94-95 ce n'erano pochi ancora e avevano poche frequenze. Poi dal 95 fino ad oggi la strage, tutti i network comprano le frequenze delle radio locali e, morale della favola, da 5-6 mila radio locali che c'erano negli anni 70-80, forse erano troppe, per l'amor del cielo, alcune non erano professionali, d'accordo, però adesso al momento siamo rimasti 700-800 radio, ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè hanno fatto uno sterminio, praticamente siamo passati a un decimo delle radio locali che c'erano prima. Questo è l'anomalia italiana, è veramente grandiosa. E a questo punto qui i network hanno comprato tutte le frequenze possibili e immaginabili, addirittura alcuni ce l'hanno 4 o 5 ogni bacino d'utenza, e le radio locali siamo rimaste pochissime, e le televisioni locali ancora di più soffrono questo marasma, questa crisi notevole del settore. Questa è la situazione, io ve l'ho raccontata tutta. Non sono arrivate altre leggi, non mi vorrei sbagliare, e quindi questa la dico come punto interrogativo, ma se non mi sbaglio Mammì poi è stato indagato, qualcosa è successo, insomma lui è sparito, io non so più nemmeno dove andare a finire questo ministro che ha fatto la legge Mammì, e noi siamo così, in queste condizioni, con questa legge che praticamente va avanti e con queste povere radio locali che sono rimaste veramente un pugno di radio locali. Ma voi pensate che a Grosseto c'è una radio locale sola, a Pisa mi sembra ce n'è un'altra, a Livorno mi sembra non ci sono radio locali, io parlo della Toscana, massimo ci possono essere 2, 3, 4 radio locali per provincia, ma una volta, diciamo, fino a pochi anni fa ce n'erano 10-15 di radio locali. Mi ricordo Radio Flash a Livorno, ce n'erano diverse, insomma. Sì, ma appunto ti stavo dicendo, prima c'erano 10-15 radio locali per ogni provincia, e le frequenze erano quasi tutte delle radio locali, capito? C'erano delle radio locali, avevano 3-4 frequenze una accanto all'altra, era uno spettacolo, te le giravi, la sentivi una, poi la sentivi un'altra, dopo 200 kHz, 300 un'altra e così via, era bellissimo, perché la radio locale si sentiva, cioè ora parliamoci chiaro, io mi vergogno quasi a dirlo, ma qua a Grosseto, noi siamo l'unica radio locale, cioè abbiamo una frequenza sola, 99 FM, tutte le altre frequenze se le sono divise tra network. Ogni network ha 3, 4, 5 frequenze, se non mi sbaglio una ce n'ha 7, 8 di frequenze. Cioè, ma stiamo scherzando? Sì. Cioè, sì, questa è la situazione. Ma questa è la situazione.
anche la zona, per esempio, della Val di Chiana, che io conosco, zona di Montepulciano, Chianciano Terme, Lago Trasimeno, poi sconfinando in Umbria, ma senti tanti di quei doppioni, però è niente, se hanno aggirato in quel modo la legge, chiaramente loro fanno i propri comodi, ma voglio dire, a tutt'oggi continuano a comprare frequenze in FM, e io mi domando, siccome sappiamo quanto costa gestire un emittente terrestre in FM stereo. Certo. La domanda che fai è: dove trovano questi signori tutti questi soldi per comprare le frequenze e mantenerle, più che altro, perché di corrente, mamma mia, perché io faccio anche esempi, ragazzi, io vi faccio anche esempi, cioè una radio locale, poverina, in un ripetitore può mettere 1000 watt, ma sono anche tanti, 1000 watt copre una bella, ma questi qui, questi signori, quando accendono 3-4000 watt, non sentono mica storie. Ci sono radio locali che in città come Roma hanno 20.000 watt, non gliene frega niente dell'inquinamento di onde elettromagnetiche, gliene può fregare di meno. E la domanda mi faccio anch'io, ma dove trovano? Cioè, io so che hanno stanze piene, zeppe di trasmettitori, di apparecchiature, e poi la corrente, questi non hanno scrupoli, questi sono miliardari che hanno tutte queste frequenze. Io, per l'amor del cielo, ho anche collaborato con un network, possono avere anche, loro dicono che la loro anima è sempre locale, perché in realtà parecchi di loro vengono dalle radio locali, quindi per l'amor del cielo, però c'è un giro di soldi dietro pauroso, insomma un giro di frequenze che non finisce mai. Sì, il problema, se tanto mi dà tanto, qualcuno deve spiegarmi questi signori dove trovano tutti questi soldi per comprare le frequenze, cioè non si capisce. E qui rimane un punto interrogativo. Comunque la domanda avevi fatto prima, Massimo, dice ma le continuano a comprare, e si diceva proprio oggi non comprano più perché hanno comprato tutto ormai, cioè, allora i network famosi, quelli famosi conosciuti da tutti, hanno comprato di tutto e di più da tutte le parti, quindi quelli non ti comprano più nulla. Poi c'è qualche network in via di espansione, o qualche grossa radio, syndication, quant'altro, ecco, quelli magari vanno a ricercare ancora delle frequenze, eccetera, eccetera. Però i grossi network hanno comprato tutto, ormai sono a posto, cioè hanno un sacco di frequenze da tutte le parti. Addirittura mi sono trovato di fronte anche a degli scambi, tante volte fanno degli scambi, si cambiano le frequenze tra di loro, cioè roba dell'altro mondo. Comunque questa è la situazione. A me, io parlo come voce di radio locali, e purtroppo la situazione è così. Io, lo sai cosa, io ho un sogno, mi piacerebbe un giorno riandare nella modulazione di frequenza, oppure se un giorno passerà il terrestre e sentire tutte le radio locali, e poi magari mamma Rai, e magari 1, 2, 3 network che tu senti che fanno tutta l'Italia, e finisce lì. Perché veramente sarebbe troppo bello ritornare così, capito? Perché poi, attenzione, io lo dico a ragazzi giovani, per anni è stato così, non vi fate fregare quando hai network, di qua, di là, no, dal 74-75 che sono nate le radio, fino al 94-95, quindi sono 20 anni, la radio era radio locale, i network facevano il suo al posto suo. Certo, allora Franco, siccome stiamo per scadere quei tempi, solo una cosa volevo chiederti. Solo di frequenze di radio, Massimo, parliamo anche di altre cose. sì, no, ma infatti adesso volevo dirti, ecco, la domanda era questa. Come emittenti locali, voi patite anche delle interferenze da questi network? Ah beh sì, ora stiamo parlando di questo, io ti rispondo. È certo che ci abbiamo sempre interferenze. Allora, a me quando mi si spenge la frequenza, sì, io sotto sento un'altra radio che addirittura l'antenna ce l'ha in un'isola. Ora io posso fare nomi, però insomma, la conoscete l'isola d'Elba, no? È famosa. L'isola d'Elba, vi faccio un esempio pratico, l'isola d'Elba è in provincia di Livorno, io sono a Grosseto. Quindi stiamo parlando come minimo di 200-300 km di distanza. Se io spengo la mia frequenza a Grosseto, sotto sento questa radio che c'ha l'antenna in provincia di Livorno. Cioè, ma vi rendete conto a che livelli siamo? Se io vado nella costa, sempre grossetana,
d'estate, perché poi questi qui tante volte aumentano anche la potenza, c'è anche questo di pericolo. Sì. Io sento loro che mi interferiscono. Quindi noi poveri radio locali non ci lasciano fare nemmeno la nostra zona. Questo è il pericolo, questo è il problema. Questa è la situazione che va sempre peggio, perché anche con le nuove, con la nuova codifica del digitale, questo vale per le televisioni, ma potrebbe essere anche per le emittenti radiofoniche che vanno sul digitale terrestre, si moltiplicherebbero le frequenze, però non c'è, sembra che non si voglia far veicolare nessun emittente locale, ci deve essere solamente un monopolio, insomma, Rai, Mediaset, Sky TV e quell'altro. Io ho paura che ancora c'è una volontà che si vuole portare alla chiusura delle emittenti locali, come la mia paura è che il dolore ancora non sia finito, perché se passa il terrestre anche nella radio, secondo me i dolori aumenteranno, perché praticamente noi saremo costretti ad indebitarci per poter mettere il terrestre, a mettere frequenze, eccetera, eccetera. È un'illusione, perché si pensa che con quello avremo più frequenze, avremo più possibilità, ma in realtà saranno tante spese, saranno tanti soldini da spendere. E poi resta sempre il fatto che la FM, si chiede che fine farà la FM. Io spero che non morirà mai, però lì poi viene il bello. E poi mi devono spiegare questi signori come si fa a lanciare un mondo terrestre se poi dopo non si sa nemmeno dove andare ad ascoltare questo terrestre, perché ancora le radio sono quasi tutte in FM, quelle terrestri costano, l'autoradio è uguale, insomma per la televisione è diverso, per la televisione è già passato il terrestre e purtroppo alcune televisioni locali stanno chiudendo perché ce la fanno più, quindi sì, non vorrei che possa succedesse anche alle radio, quindi non vorrei che succedesse anche alla radio, allora, appunto perché sì. Allora, morale della favola, appena è passato il terrestre, le televisioni locali hanno iniziato a patire e a soffrire, e anche loro stanno chiudendo tante, c'è una grossissima crisi. Quindi la paura è proprio quella di non essere all'altezza economicamente di fare questo passaggio. Certo. Allora, guarda, Franco, in conclusione, intanto diciamo stiamo con le antenne alte, perché c'è da stare veramente in allerta. E secondo, se ci puoi dire un attimo, malgrado tutte queste problematiche, le prospettive di RBC Grosseto. Ecco, bellissima domanda, me la fate proprio per il nostro compleanno del quarantennale. Le prospettive, allora qui si apre un discorso lunghissimo, le prospettive vanno in base a quello che succederà. Io sinceramente potrei anche dire, ma io 40 anni ci sono arrivato, auguri per gli altri e auguri soprattutto a quelli che non nascono, perché ecco, c'è anche da dire che una radio non la puoi fare adesso, perché con quella legge Mammì è stato congelato tutto, quindi te non puoi aprire nemmeno una radio, a meno che non sia web, ma quello è un altro discorso, insomma, che lascia il tempo che trova, perché hanno pochi ascoltatori e quant'altro, la qualità non è come un emittente FM, insomma è tutta un'altra storia. Allora, per RBC Grosseto io auspico che si vada ancora avanti, però spero anche che ci sia risorse economiche, pubblicità, che sono il pane per andare avanti, poi anche le istituzioni, perché lì si aprirebbe un altro discorso, c'è una famosa legge del 2005 che obbliga i comuni e le province a fare pubblicità istituzionale obbligatoriamente nelle radio e televisioni locali, e io mi domando quanti rispettano questa legge. A Grosseto per esempio questa legge non è rispettata dal 2005, quindi sono passati 13 anni. Quindi se noi sapesse quello che ci merita, sapesse anche le risorse da parte delle istituzioni, sapesse anche la pubblicità giusta, cioè lo spirito c'è, le radio di ora, l'ho già detto in tempi non sospetti, sono tutte professionali, cioè non è più la radio a manovella degli anni 70, insomma parliamoci chiaro, anche la radio locale. Io voglio dire una cosa e io ci tengo a dirlo, la nostra radio RBC, se venite a Grosseto e l'ascoltate, e si sente meglio dei network. Quando io ho fatto la famosa battuta, perché collaboravo per un po' di tempo con lo Zoli 105, dicevo a noi network ci fanno una sega, come si dice in Maremma, era proprio per dire questo, perché questi hanno un sacco di soldi, attaccano 1000 frequenze, ma se te vieni a Grosseto senti meglio la mia RBC Grosseto come qualità, come suono, che un network, perché noi nel nostro piccolo possiamo, e poi se l'ascolti musicalmente magari senti della musica e dici madonna questa radio che bella musica, e passa il network, non te la passa,
Quindi sotto questo aspetto a noi ci fanno paura i network, abbiamo ancora molto da proporre. Il problema sono le risorse economiche e il discorso istituzionale, perché proprio in questi momenti di così di difficoltà un comune serio, una provincia seria darebbe una mano alla propria radio locale o alla propria televisione locale. È un diritto, un dovere, perché noi siamo la voce della cittadinanza, del comprensorio, e quindi loro dovrebbero in prima persona dire: questa radio ha bisogno di risorse, ha bisogno di pubblicità istituzionale, c'è una legge da rispettare. Quindi se noi abbiamo, la speranza è sempre quella, se noi abbiamo i nostri requisiti che vengono rispettati, pubblicità istituzionale, pubblicità normale, cioè, la radio può andare avanti, non c'è nessun problema. Certo. Guarda, viceversa ti faccio uno scoop, come me ho sentito tanti altri miei colleghi, dopo 40 anni di attività, lo sai cosa dicono tanti? Ma chi ce lo fa fare? Si stacca tutto, si vende e si cerca di andare avanti fino a che si muore con quei pochi soldi che ci saranno. Allora, il problema è anche questo, la demotivazione, la delusione che ti entra dentro e tu dici: ma se noi si fa un servizio da 40 anni, siamo importanti, la gente ci ascolta, ma se non abbiamo le risposte giuste, c'è anche questo pericolo qui, capito Massimo, purtroppo. Io non lo nascondo. Lo so, perché loro, il sistema, come chiamo io, il sistema Italia, questa regia, diciamo, che vuol portare a questa situazione, mira proprio a far stancare le persone, i vari responsabili delle emittenti, e quindi certo, che arrivino a chiudere. Ecco, abbiamo capito un po' il gioco, no? Che provengono. È questo, per il momento, per l'amor del cielo, per il momento te l'ho detto, ci danno anche un piccolo contributo, per l'amor del cielo, misero, serve per pagare le spese e quant'altro, però per il momento penso che hanno capito che noi siamo ancora molto importanti. Poi, per l'amor del cielo, c'è anche gente come l'ingegnere Diomede di Roma, che è di un'associazione radiofonica, gente così, che tanto di cappello per persone così, perché da anni combattono per le radio locali, per le televisioni locali. Quindi io fino a che ci sono loro sono anche abbastanza tranquillo, tra virgolette, però il problema è che tutti piangono, non è che si piange solo noi editori, anche le associazioni e quant'altro, cioè la situazione è drammatica. Sì, allora è veramente drammatica, anche perché ci sono già diverse emittenti che hanno televisive, parlo, che hanno chiuso, ci sono delle persone a casa. L'ultimo caso qui drammatico con Telemare di Gorizia, che c'è la redazione di fatto a casa, e quindi questa emittente prosegue a trasmettere con veramente con forte difficoltà, e siamo in ritardo fuori tempo massimo. Io ti ringrazio, Franco Fiorelli, editore di RBC Grosseto FM 90. Però mi permetti di dire una cosa, Massimo, mi permetti di dire una cosa importante che si diceva anche negli anni 70, negli anni 80, e che purtroppo in Italia non si è mai fatta. Cioè, la nostra salvezza rapidamente, perché altrimenti ci tagliano la linea. Allora, le radio locali e le televisioni locali avrebbero una speranza, che si diceva anche negli anni 70-80. Se ci si unisse tutti insieme, saremmo una grande voce, saremmo un grande popolo, tutti con i propri ascoltatori e quant'altro. Ecco, se ci fosse sto miracolo in Italia, forse l'emittenza locale ancora si salverebbe. Ecco, mettersi tutti insieme e combattere la battaglia insieme, non pensare ognuno al proprio orticello, perché non se ne esce. Certo, ma su questo, guarda, sfondi una porta aperta. Effettivamente c'è da dire anche questo: negli anni scorsi si è lavorato poco, in cui ognuno pensava al suo orticello, ogni piccolo emittente cercava di imitare il network, iniziando dai loghi, per esempio, eccetera, eccetera. Su questo, guarda, nulla da dire, però purtroppo oggi c'è veramente una situazione molto pesante, ne va di mezzo la nostra democrazia, posti di lavoro, e quindi dobbiamo reagire con forza. Io ti ringrazio anche per tutto il servizio che fai con la tua emittente, lo spazio che ci dai anche al nostro settimanale Pineta Oggi Report. Certo, poi magari ci si risente presto, ok? Certo, certo. Ci si risente presto, magari io volevo dire, ricordatevi di andare magari su internet, cercare RBC Grosseto oppure Franco Sensation, c'è un po' di siamo un po' da diversi posti, insomma, Facebook e quant'altro. E poi abbiamo dei progetti, se me li vuoi dire te lo dico, abbiamo un progetto
fresco fresco, di raccontare tutta la nostra storia dei 40 anni, che è veramente una storia unica, eccezionale, e vogliamo raccontarla, e poi vogliamo anche inserirci delle canzoni dentro, insomma una cosa un po' teatrale abbiamo in progetto, speriamo di farla, perché ogni radio ha delle storie incredibili, la nostra c'è una storia unica che va anche sul paranormale e quant'altro, tanti dolori, tante difficoltà, ma poi ci siamo sempre ritirati su. Ecco, quello che consiglio è magari di cercarci nel mondo del web. Certo, RBC Grosseto su Google e arriva subito il link. Grazie. E Franco Sensation, mi raccomando, eh. Certo, perché sappiamo che sei anche un personaggio, ecco, noto dello spettacolo. Poliedrico, per... poliedrico, faccio di tutto e di più. Poliedrico. Ecco. Benissimo. Ti saluta anche il nostro editore di Radio Saius TV, Rosario Moreno. Ciao Franco, buona serata. Certo, io lo saluto con molto affetto, sia a lui che a te, vi faccio complimenti, grazie. Ecco, voglio dire un'ultima cosa. Di fronte a tanta dittatura che c'è della comunicazione, dei potenti, quello quell'altro, realtà come le vostre, ecco, ci danno speranza, perché vuol dire andare avanti, vuol dire avere libertà di parola. Ecco, complimenti per quello che fate, veramente. Grazie. Grazie Franco, noi siamo vicinissimi sempre, con una solidarietà concreta, lo stiamo facendo anche con Trieste, con Radio Diffusione Europea. Io ti ringrazio ancora, ti auguro un buon lavoro e soprattutto una piacevole serata. Tanti auguri a Radio RBC Grosseto, Franco. Grazie, a presto, un saluto a tutti. Ciao. Ciao Franco, stacchiamo dunque il collegamento in diretta con Grosseto, dallo studio di RBC Grosseto, sono le 20:22, siamo fortemente in ritardo, chiudo qui questo speciale, questa non stop, potremmo dire, iniziata alle ore 19 sulla crisi delle RTV locali. In studio a Venezia Massimo Bonella, che ha condotto questa diretta, con il supporto da Treviso di Rosario Moreno, editore di Radio Saius TV, che saluto. Ciao Rosario, buona serata anche a te. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a RBC Grosseto, mi raccomando, andate a vedere e ascoltarvi questa emittente. Bene, a presto, gentili signore e signori, buonasera.